Buonasera a tutti, mi chiamo Alexandra e sono la vicepresidente della sezione di Roma di FIDAPA BPW Italy. FIDAPA è un'associazione storica italiana con più di 90 anni di storia e FIDAPA sta per Federazione Italiana Donne Arti, Professioni e Affari. Come vicepresidente ho grande onore di realizzare attività nel quadro del tema nazionale, che in questo biennio è Unite verso un fine comune, sostenere un'istruzione e formazione di qualità e promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. E proprio per realizzare questo tema volevo vedere come questi concetti vengono realizzati all'interno delle società, delle aziende, delle enti, in generale come vengono affrontati nel mondo che ci circonda. In particolare stasera il mio ospite è Cecilia Rizzo, la presidente dell'associazione Radici, che da poco è diventata cooperativa. Buonasera Cecilia, Ciao Alexandra. grazie mille per la disponibilità. Raccontaci Grazie qualcosa della vostra realtà, per favore. a te. Grazie per l'invito, grazie a FIDAPA. Radici nasce nel 2015, prima come associazione culturale, poi siamo diventate associazione di promozione sociale e adesso abbiamo fatto il grande passo, ci siamo costituite come cooperativa. Nasciamo con un intento ben specifico, quello di creare in campo culturale soprattutto accessibilità. Quindi ci siamo sedute intorno a un tavolino, io e le altre mie cinque colleghe, e ci siamo dette cosa possiamo fare concretamente per creare cultura, per fare cultura accessibile. E per quanto riguarda educazione, scegliete in qualche modo particolare i vostri collaboratori, dal punto di vista di formazione? Fate formazione all'interno dell'associazione? Come affrontate questo tema? Assolutamente sì, per noi che lavoriamo anche con la disabilità è importante un po' sdoganare il concetto di disabilità legata solo a un campo volontaristico, per noi è una professione. È per questo che i collaboratori, le persone che lavorano con noi, fanno una formazione proprio legata a quella che è stata la nostra esperienza lavorativa. Concretamente noi ci occupiamo di visite guidate accessibili, quindi dobbiamo ovviamente far conoscere alle guide che fanno i nostri tour come si deve affrontare un tour accessibile anche a una persona cieca, come si deve far affrontare un Certo. tour anche per una persona sorda, perché ovviamente se è accompagnato dall'interprete ci sono delle modalità diverse. Certo. Quindi facciamo sia formazione per il nostro team, ma anche per aziende ed enti esterni, Ah, quindi ovviamente. fate anche formazione verso l'esterno? Sì, ci siamo occupati di fare formazione su diversi campi e abbiamo realizzato formazione sia in campo aziendale, perché abbiamo in qualche modo sfruttato la metafora della privazione per creare dei team building al buio. Portiamo quindi questo tipo di formazione basata sull'empowerment, sulla fiducia in contesti aziendali e mettiamo proprio un po' in condizione di testare un limite, per lavorare su altre dinamiche molto interessanti. E ovviamente abbiamo poi fatto e facciamo formazione anche per le guide che vogliono realizzare percorsi accessibili e diamo consulenza a tutti quegli enti e quelle istituzioni, per esempio museali, che vogliono aprire la loro attività e in qualche modo appunto rendere accessibile il patrimonio che hanno. Quindi ecco, ci occupiamo di formazione sotto tanti punti di È che mi vista. sembra che è molto importante, infatti, la formazione, perché non è solo linea generale, ma proprio specifica per il vostro campo. So che Sì. sei anche professoressa. Qua dovrebbe durare troppo la nostra intervista. Sì, io sono anche una docente e anche lì penso che ci sia veramente molto da fare. Allora, così cercando un po' di vedere cosa fate, sul sito sono cascata sulla bellissima frase. Ho letto che in realtà la vostra associazione è creata per la passione per l'arte e per la sua divulgazione. Ma secondo te l'arte aiuta a promuovere i valori, la coesione sociale, l'equità? Se non è l'arte, cosa?
Assolutamente sì, l'arte è un fattore di aggregazione sociale, ma la bellezza è un fattore di aggregazione sociale e noi abbiamo bisogno di bellezza. Quindi proprio la mission di Radice è proprio quella di portare la bellezza in contesti dove spesso non è mai arrivata. Cercando un po' di approfondire questo argomento, che tipo di attività realizzate a sostegno delle persone, diciamo, disabili, alle persone magari che vengono dai diversi ambienti sociali, economici e culturali? E in particolare cosa fate anche per sostenere le donne? Come ho detto prima, per noi tutti i nostri eventi sono inclusivi, quindi sono aperti a tutti. Non vogliamo proprio realizzare qualcosa per categoria, ma perché siamo convinti che lo scambio sia un fattore di molto importante di crescita personale e sociale. E quindi ciò che realizziamo principalmente sono eventi, come dicevo prima, culturali, viaggi anche, ma soprattutto eventi di sensibilizzazione. Abbiamo creato dei veri e propri format, come la cena silenziosa, si mangia in un contesto senza parlare, quindi bisogna Molto comunicare interessante. con altre modalità. Si è serviti a tavola da persone sorde, quindi c'è uno scambio, si impara anche un po' di LIS, che è la lingua dei segni italiana, oppure eventi al buio. Anche in quel caso c'è uno scambio di ruoli dove la persona cieca serve al tavolo, c'è un vero e proprio ribaltamento, quindi si sperimenta un po' la privazione, si comprende, si conosce anche il mondo e la cultura della persona disabile in una maniera leggera che però un po' cambia prospettiva, un po' apre, io quello che dico sempre, apre il terzo occhio. Certo, che non siamo abituati anche noi a affrontare questo tipo di situazione. È difficile immaginarsi se uno non sta nella situazione. Quindi mi sembra che queste attività sono molto fortemente impegnate verso la coesione sociale. Sì, il nostro più grande, diciamo, traguardo è quando i nostri poi soci normodotati, normovedenti vengono e dicono: "Ah, c'era una persona sorda, c'era una persona cieca, sono riuscita ad aiutarla", e quindi in qualche modo senti che sei riuscito a creare un ponte. Sì. Quindi alla fine voi riconoscete diversità come un valore aggiunto, non come un problema, diciamo, o come diciamo, fonte di disuguaglianza. Assolutamente, è proprio il nostro leitmotiv, cioè la diversità fonte di ricchezza, cioè lo dimostrano proprio tutte le attività che facciamo, ma lo dimostrano le reazioni delle persone che seguono i nostri eventi. Noi stiamo adesso uscendo dal periodo molto particolare proprio della storia, il periodo di pandemia. E durante questo periodo di 2 anni di pandemia intensa, come ve la siete cavati? Cosa avete organizzato? Siete riusciti a fare qualcosa? Allora, immaginatevi, noi che lavoriamo con la prossimità, con il tatto, no? Ovviamente è stato molto difficile. Non so come, ancora me lo chiedo, siamo riusciti a trasportare quello che facevamo online. Abbiamo realizzato per le persone sorde degli incontri online con interprete che abbiamo chiamato WebILIS, che sono continuate anche dopo il Covid. Sono degli incontri appunto dove si parla di storia, di personaggi famosi. E per le persone cieche invece abbiamo creato una sezione di audiosensoriali dove i nostri racconti uniti a dei suoni li accompagnavano virtualmente in quelle uscite che non avevamo più possibilità di fare dal vivo. Quindi, malgrado lockdown e vari problemi relativi, voi siete riusciti a portare avanti tutte le attività di inclusione sociale, alla fine, Sì. che poi in quel momento particolare riguardava un po' tutti noi, cioè tutti siamo diventati più fragili, più delicati, no? Nei confronti di ignoto del virus e del futuro. Assolutamente. Molto bello, complimenti. Invece, adesso, insomma, stiamo conoscendo la vostra realtà, ma voi state anche incitando i vostri collaboratori o le persone e per le attività, diciamo, di cittadinanza attiva, per le attività verso esterno, quindi non solo vostre associative, ma anche attività fuori dall'associazione. Sì, su quello ci diciamo, riforniamo direttamente dalla bassa leva, cioè andiamo nelle scuole. Ah, ecco. Andiamo nelle scuole con laboratori e percorsi di alternanza scuola-lavoro,
e cerchiamo proprio di far capire ai ragazzi come un domani dovranno e potranno rendere accessibile il loro territorio o realizzare qualcosa di socialmente utile. Quindi su quello per noi è importante lavorare nelle scuole con i ragazzi. Quindi lavoro a base, proprio a base dai giovani. E come rispondono? Che dicono i ragazzi quando Guarda, arrivate? straordinariamente bene, perché ci sono stati veramente degli episodi che ci hanno stupito e ce l'hanno detto anche i professori che conoscono meglio di noi ovviamente i ragazzi. Magari il primo approccio è un po' di resistenza, ma poi sono i primi che vogliono mettersi in gioco e vogliono sperimentare. Oh, bello comunque sentire anche che i giovani, no, cercano in qualche modo, sono coinvolti non solo sui cellulari, ma anche nelle azioni vere e proprie della cittadinanza, poi futura da grandi nella cittadinanza attiva. Bello, invece ho letto anche che organizzate i viaggi. Cosa c'è di particolare in questi viaggi? Sì, allora, ovviamente ci appoggiamo a dei tour operator. La nostra, diciamo, caratteristica è quella sempre di rendere il viaggio inclusivo. Quindi abbiamo fatto dei viaggi un po' particolari perché abbiamo scelto mete che per la loro stessa natura erano mete di diversità e inclusione. Quindi siamo andati in Terra Santa a Gerusalemme e con anche ovviamente un pubblico cieco, siamo andati nei Balcani e siamo andati in barca a vela. È stata un'esperienza bellissima perché per esempio un nostro socio cieco ha iniziato a veleggiare sentendo il vento e era molto più bravo di me, ve lo posso assicurare, a tenere il timone, e quindi sono state esperienze che ci hanno stancato tanto, ma ci hanno anche dato una grande motivazione ad andare avanti. Bello, quindi mi sembra di aver capito che fate tantissimo, tante attività per inclusione e per le persone, diciamo, magari con qualche disabilità, ma anche per le persone che, diciamo, sono normali, ma così riescono a capire come, diciamo, vivono le persone con qualche tipo di problema. Sì, è importante ricordarci che includere e rendere accessibile non è solo per le persone disabili, ma è per tutti. Sì, infatti mi hai fatto toccare le piante prima Sì. dell'intervista, infatti era strano, cioè con occhi chiusi era strano come sensazione. Sì, in realtà noi ce lo dimentichiamo questo canale, che però è importante tanto quanto tutti gli altri sensi, no? Certo, Che spesso certo. mettiamo un po' in disparte perché la vista è preponderante. Quindi ecco, includere e rendere accessibili è un valore aggiunto per tutti. Sì. No, veramente bello, bello, complimenti, complimenti per tutto quello che state facendo. Infatti ero curiosa di vedere cosa si fa e cosa si potrebbe fare per migliorare, diciamo, la nostra esistenza. Ti ringrazio tantissimo per questa intervista super interessante. Sono sicura che tutte queste informazioni contribuiranno in modo molto positivo a tante realtà, anche e soprattutto alla mia personale, ma spero poi che anche alle persone che ci ascoltano. Grazie Grazie. ancora. Grazie a te, grazie a Fidava, veramente. Vi aspetto allora ai nostri eventi, E eh? speriamo di rivederci presto, assolutamente sì. Grazie allora, buona serata e ci vediamo presto. Grazie e alla prossima intervista.